Siamo al minuto 40, risultato 2-2 al termine di una partita che avrebbe fatto la gioia di Monsieur de la Rocambole. I ragazzi sono andati sotto 3 al terzo minuto su errore di Kalulu, che ha permesso al Lecce di segnare con il loro giocatore Hjulmand. Primi 20 minuti il Milan non ci ha capito niente sotto la pioggia. Il Lecce arrembava, veniva avanti, controllava, anticipava. Era riuscito Pobega ad avere una bella occasione, poi un'altra grande occasione di Di Francesco, ma il Milan non c'era. Segnava Hjulmand e ancora il gol del 2-0 segnato poi da Baschirotto. Poi la squadra rossonera a poco cercava, senza creare niente, di organizzarsi, ma sono stati 45 minuti un incubo, un vero incubo, un cauchemar, come cosa diceva nel film Assassino all'Oriente Express, un cauchemar. Poi sul 2-0 la squadra rientrava nel secondo tempo, errore di Leao, e trovava il gol al 13° di Leao. Calava un po', grande Bennacer, la squadra, attenzione, lancio lungo per Origi, troppo lungo, e il Milan riusciva a segnare con Leao, unica prodezza al 13° del secondo tempo. Al 27° era Calabria, dopo un assist geniale, come fosse Kurt Gödel, il teorico dell'incompletezza, e c'era il colpo di testa di Calabria, 2-2. Adesso andiamo a seguire questi ultimi 7-8 minuti con i ragazzi che sono sul 2-2, cercano di venire avanti, hanno cambiato, giochiamo con una difesa a 3, Calabria, Tomori, Kalulu, attenzione, ma forse è ancora a 4, attenzione che viene avanti però il Lecce, che adesso si è ripreso dopo aver sofferto tutto il secondo tempo. Pallone dentro, attenzione, il Lecce può tirare, Murato, controlla Serginho Dest, sogno o son Dest? Vediamo, pallone dentro, Leao, sbaglia, pallone dentro, la palla è lunga, il sillabo di felicità. Vediamo, siamo vicini al mio, attenzione, chi esce? Un altro cambio, entra Udin. Vediamo, esce Strefezza, ora vediamo se Milan riuscirà al termine di una partita durissima, complicatissima, addirittura a vincere. Però il 2-2 è già una buona base, perché dopo i primi 25 minuti pensavamo di assistere a Atalanta-Milan 2. Attenzione, lancio lungo, attenzione, cerca di andare. Bella partita di Giroud e Diaz, i migliori in campo del primo tempo, poi la squadra ha giocato bene. Attenzione, cerca di andare Kalulu, la velocità di Kalulu, attenzione, poi riesce a darla e poi controllata la palla. E allora Tatarusanu va a recuperare questa palla con buona uscita, pallone dentro per Bennacer, dopo un primo tempo anche per lui negativo, Bennacer è uscito, viene avanti ora Simon Kjær, pallone lungo, bellissimo per Origi, pallone limite dell'area, viene avanti, dovrebbe darla, pallone dentro, libera la difesa, doveva tirare subito, tentare, e allora viene avanti ancora Bennacer, pallone ancora dentro, entrato bene Vertigine Origi, attenzione, pallone dentro, dove può andare ancora il Milan, attenzione, perde il tempo, ha perso il tempo, ce l'ha fatta a mettere in mezzo Branks, quando manca un minuto più recupero, i ragazzi 2-2, ma ripeto, il primo tempo è stato a una bufera di neve. Lancio lungo, vediamo, cerca di andare il Lecce, pallone dentro, sono 5 minuti di recupero, viene avanti il Lecce, attenzione, potrebbe tirare, tiro, ancora riesce a respingere, può andare Origi,
che riesce a tenere il pallone vivo, cade a terra e fallo. E c'è grande, grande come la Tour Odeon di Monte Carlo questo fallo. Vediamo adesso. Attenzione, viene avanti ancora. Lancio lungo molto bello per Messias. Controllata la palla dal Milan con Giroud. Attenzione, rimane a regolare Giroud, poverino, non sta in piedi, è stanchissimo e commette fallo di concentrazione. Vediamo quando mancano, Andrea, 4 minuti alla fine, vediamo se riusciremo a essere bravi come con lo Spezia, l'Empoli, la Fiorentina. Vediamo, lancio lungo, attenzione, pallone lungo, vediamo chi va Simon Kjær, non riesce a correggerla Vranks, palla fuori, per cortesia, la palla era già fuori. E allora Orsato sembra il Cristo degli abissi di San Fruttuoso e apre le braccia, viene avanti ancora Catarusano, vediamo il lancio lungo, vediamo da chi andrà, eccolo là, un bel lancio lungo dove può andare il Lecce con questo tentativo, fermato alla grandissima, tutto regolare, si va avanti con Chiera e destra, viene avanti il Milan, pallone lungo, attenzione Giroud, la ferma, dentro però, era bella l'idea, ma non è, riesce, lancio lungo, fermata la palla ancora da Kjær, attenzione, pallone dentro, Kalulu, pallone dentro, attenzione Giroud, grande pallone ancora per Kalulu, che deve farsi perdere il primo gol, poi perde la palla ancora il Milan, forza ragazzi, quanto mancano? 2 minuti e mezzo. 2 minuti e mezzo, viene avanti ancora il Milan con Simon Kjær, pallone dentro, lancio lungo, vediamo ancora Giroud, no, cerca di andare ancora Vranks, Benacer, grande partita, sbaglia il pallone, mancano 2 minuti, vediamo il lancio lungo di Falcone. Seguiamo questo finale, Milan 2-2, per adesso me lo tengo caro, ma manca ancora 2 minuti, chissà se i ragazzi che ancora hanno mostrato coraggio, voglia infinita, ecco il lancio lungo del portiere Falcone, non è stato mai, palla del Milan, è controllata la palla da Simon Kjær, viene avanti, lancio ancora lungo per Dest, bellissimo, Dest tiene la palla lunga e la mette in fallo laterale, bravo Serginho, non poteva fare diverso. E allora vediamo, attenzione, ale, vediamo, ancora il Milan infinito, lo spirito che sarà un punto importante per la lotta per lo scudetto, ve lo ricorderete. Attenzione, perché il Milan si è ritrovato, pallone dentro, attenzione la palla balla lì, recupera ancora Kalulu, attenzione, ancora il Milan, attenzione il Lecce che può venire avanti, ma per fortuna ha già capito tutto Kjær, che appoggia laterale, e ancora palla per il Milan, dai Milan, dai, quanto manca? 45 secondi. Calma, là, esatto, pallone dentro, forza, mettila lunga, così, vediamo chi va, attenzione, pallone dentro, allontanata, dove può andare ancora il Milan, con Serginho destro, perché la mette laterale, pallone dentro, Benacer viene avanti, attenzione, sbaglia Benacer che recupera la palla e c'è il fallo di Benacer. La partita probabilmente si chiude qua ed è finita 2-2.